Buonasera a tutti ragazzi, Porto Inter, andremo a fare il commento quando mancano ancora 7 minuti alla fine della partita, sono quelli di recupero, seguiremo gli ultimi 7 minuti di recupero di sofferenza per l'Inter, perché hanno sofferto per tutta la partita, quindi soffriranno pure ora perché il Porto vuole questi quarti. Andremo però ad iniziare a fare il commento. Prima di tutto però like, commento, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime che voi ci mettete poco per farle, quindi fate che vi costano poco, e con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, ci mettete a aggiungere sul canale a 360 gradi, quindi fatelo e passate da tutti i link qui sotto in descrizione. Allora, ci sono gli ultimi 7 minuti di recupero, di cui uno ne è già passato, magari mettiamo l'illuminazione così viene meglio, di cui uno ne è già passato, i tifosi del Porto sono in sofferenza. Allora, una partita dove l'Inter soffre, dove l'Inter poche volte riesce a tenere il pallino del gioco, e un Porto che in casa comunque è spinto dai tifosi, e questa è di sicuro una cosa in più, spinto dai tifosi, mette in difficoltà l'Inter ma non riesce a trovare i gol che potrebbe aver rimessi in partita, e adesso si trovano in questa situazione anche loro di sofferenza, perché devono segnare per forza per mandarla ai supplementari, comunque l'Inter così, adesso mancano ancora 5 minuti alla fine, passa, ok, però è l'atteggiamento che c'è in esso per far paura, che fa paura per i quarti di Champions, perché l'Inter stasera, a parte qualche volta, ha giocato male, ha giocato veramente molto male, tu passi, almeno di clamorose sorprese degli ultimi minuti, tu passi, ma l'atteggiamento fa paura, perché se ai quarti becchi un City, un Bayern Monaco o un Benfica, perché anche il Benfica è una squadra forte, di Bayern Monaco, Benfica, e giochi con l'atteggiamento che hai giocato stasera, ne prendi 5, quindi tu passi, ma è l'atteggiamento che fa paura, perché se metti Bayern Monaco, City, e giochi così, ne becchi 5, attenzione, il Porto si prova, nulla, ed è questo è il resto della partita, un Porto che ci prova, un Porto che è coraggioso, spinto anche dai tifosi, però non riesce a segnare, alla fine l'Inter si qualifica, ma vi ripeto, è l'atteggiamento che fa molta paura, perché se giochi così ai quarti contro una squadra nettamente più forte di te, ve lo ribadisco, ne prendi 5, quindi questo non va bene. Ripeto, l'Inter stasera senza in pochi, Lautaro male, Dzeko male, entrambi in attacco, due morti che camminavano. E quindi male Inter che stasera non ha giocato bene, non ha fatto una buona partita, e ai quarti se non ci metti più voglia e più grinta non passi, non vai oltre i quarti secondo me, che già arrivare ai quarti è un miracolo per l'Inter, però se vuoi puntare a qualcosa di più in Champions, se giochi così ai quarti non ci arrivi assolutamente. Comunque, come detto, un bel Porto che comunque non riesce a segnare, a meno di clamorose sorprese nel finale, perché ora stanno attaccando ma a nulla. Ripeto, Inter brutta che se gioca così ai quarti contro una squadra più forte di lei ha veramente poca speranza se dovesse giocare così. Attenzione, il Porto in attacco, non si capisce più niente. Comunque Inter brutta, ma comunque passa, ma per i quarti non la vedo bene. Comunque, ultimi 30 secondi. E l'Inter è passata, ma per i quarti, occhio, per i quarti la vedo male.